ragazzi, andiamo a vedere una routine che è un combinata con due idee. Andiamo direttamente alla routine. Abbiamo 1, 2, 3, 4 assi e 1, 2, 3 e 4 re. Quindi vi ho detto 1, 2, 3, 4. Qua rimaniamo con i nostri 4 re. E qua gli assi. Ora cosa succede se io faccio finta di prendere un re, metterlo là e ancora un altro metterlo là? Che qua dovremmo avere due assi e due re, quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4. Facciamo faccia in alto, mettiamo un terzo re e abbiamo 1, 2, 3 e 4. E sono carte normali. Prendiamo un quarto asso e ancora una volta abbiamo una trasformazione in un re. Ciò vuol dire che qua abbiamo 1, 2, 3 e 4 assi. Ora prendiamo un asso, lo mettiamo come leader, un re lo mettiamo come leader e semplicemente invertiamo i due leader e le carte seguiranno il leader. Anche se invertiamo i due mazzetti seguiranno leader, anche se incrociamo i mazzetti, comunque ognuno seguirà il proprio leader. Questa era la routine, è semplice, andiamola a vedere nel dettaglio. Quattro assi che mettiamo intercalati a colori, 4 K nei quali due centrali sono dello stesso colore, o rossi o neri, fate voi. Gli assi sopra i K. Andiamo a fare la prima tecnica, quindi contiamo 1, contiamo 2, contiamo 3 e quando andiamo a contare 4 lasciamo tutto sotto e portiamo via solo una carta contando 4 assi. Quindi ricapitolando, abbiamo detto abbiamo un asso, 2 assi, 3 assi, 4 assi. Senza fermarci proseguiamo dicendo abbiamo un re, due re, tre re e 4 re. In realtà sono i 3 assi con un quarto re che andiamo a mettere in cima. Quindi per lo spettatore noi abbiamo mostrato 4 assi e 4 re. Ripetiamo per meglio capire, abbiamo 1, 2, 3, 4. In realtà abbiamo già rubato i 3 assi. Proseguiamo con i K senza fermarci, quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4. In realtà abbiamo messo 3 assi e un K come quarto K. Ok, detto questo giriamo dorso in alto e invertiamo la prima quaderna, quindi 1, 2, 3, 4. Dicendo da una parte abbiamo i 4 K e li apriamo portando i due superiori sotto e appaiamo e lasciamo sul tavolino. Questo perché? Perché abbiamo preparato una M per contare 4 assi. Appaiamo questo, diciamo qua abbiamo gli assi. Ora prendo il primo K, prendo il secondo K, giro di faccia e faccio una M, quindi vedranno un asso, un K, sotto sarà occultato il terzo K, un secondo K e un secondo asso. Prendo un terzo K, qua eseguo una conta normale e metto sotto l'ultima, prendo il quarto K e una Emser count normale, lasciando tutto faccia in alto. Quindi diremo se qua abbiamo i 4 K, qua abbiamo i 4 assi. Diciamo di mettere un asso come leader e un K come leader. Quindi giriamo i mazzetti, spostiamo i due leader e mostriamo come ogni carta segue i propri leader. Spostiamo i due mazzettini, anche questa volta giriamo e hanno seguito sempre i leader. Spostiamo a incrocio, questo è uno spostamento ottico perché in realtà è come se facessimo questo, non cambia niente e le carte seguono i propri leader. Questa fase del leader è automatica di sé. Riguardiamo un attimo al volo, noi avevamo chiuso la routine
dei trasferimenti delle carte così, ok? In questa maniera avevamo chiuso. Va da sé che se togliamo le prime due di faccia e rovesciamo di dorso, come prime carte di dorso abbiamo un cappio e un asso, per cui invertendo ci risultano invertite. Qua oramai abbiamo due assi e due cappi, basterà invertire e risulteranno invertite anche in questo caso. E guardate qua, facciamo il passaggio con le carte facce in alto. 1 e 2 e abbiamo il follow del leader terminato. Come avete visto, una routine bella, impromptu, si parla così, alla portata di tutti. Ragazzi, che dirvi, buona magia, studiamo, immagazziniamo, che prima o poi, quando meno ce l'aspettiamo, esce tutto a campo. Ciao! Thank you.